Ok, diciamo, queste sono un po' la base per poi fare tutte le prese. Le prese un po' più avanzate. Ok. Per fare una presa riuscita la parte più importante sono i conti, che lo spotter, cioè la persona che sta dietro, conta appunto, e che le basi e la flyer devono seguire. Ora ve lo farà rivedere seguendo i conti che vanno dall'1 all'8. Si conta in inglese, quindi dall'1 all'8. E solitamente si contano i numeri dispari in modo da non stancare sia chi conta sia in modo in modo che sia più chiaro. Ok, la presa. Vai. 5 6 7 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7 1. Poi al one cioè faccio un saltino e vado sulle mani. Ok, sali sulle loro mani. E devo dobbiamo tenere la schiena piatta. E il sedere? Esatto. E le gambe. E dobbiamo tenere il peso sulle spalle. E le gambe piegate. Ok. Perfetto, poi invece quando si va in prep? Stendo al massimo. Dobbiamo stendere le gambe e i pugni. Questa si chiama la T, giusto? Il sorriso. Per questo, scendi adesso, per questo è importantissimo essere super duri. Per essere super duri. Quindi bisogna essere sempre tesi e tirare tutti i muscoli. Allora, per lo spunk, innanzitutto partiamo dalle gambe aperte. Sì. Circa la larghezza delle spalle. Le gambe sono piegate, le braccia sono a 90, possibilmente strette e vicino all'ombelico. E preferibilmente bisogna fare con le mani delle altre basi. Quindi. Ok, la schiena dritta, quindi non in avanti, non troppo indietro, non curva, dritta, un squat e direi basta. Ok, le mani, vai, salite. Fermatevi in sponge che ci fa vedere come si tiene il piede. Allora, la mano destra, in particolare da questa parte, sotto la punta, in questa posizione, e l'altra mano, la mano sinistra, sul tallone, sempre in questa posizione. E nella salita ci sarà un cambio di posizione da qui a qui. Ok, quindi si avvolge il piede, diciamo, esatto, quando si sale in prep. È molto importante che i polsi si tocchino, se no il piede rischia di muoversi. Ok, vediamolo. Aspetta. Ok. Alla partenza il back squat prende i fianchi della flyer, li stringe anche bene prima di tirarla su. Guardandola su, una volta su, prende subito le caviglie e aiuta a tirar su la flyer, aiuta le basi a tirar su la flyer. Sempre dura, sempre vicine e molto importante è che lei conta, sempre. Se non conta lei, la presa non viene. Ok, beh, rifatecela vedere che facciamo attenzione. Fermatevi in sponge e fermatevi dopo in prep. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 7, 1, 2, 3. Ferme. E per scendere? 5 6 7 1 5 7 1. Quindi vengono uniti i piedi. Sì, giusto? Viene fatto il passaggio all'incontrario. Ok, vengono riuniti i piedi e si riscende prima in sponge e poi si scende girando le mani. Bene. A 100 like faremo il tutorial di una nuova presa più difficile. Ciao, ciao a tutti e al prossimo video! Ciao!